approfitterei di questa occasione a Ciampino, questo incontro bellissimo, per fare una piccola intervista reciproca alla mia collega Valentina Corrado. Io vorrei sapere qualcosa sulle sue commissioni perché non ne so molto. Valentina ha iniziato a lavorare subito, proprio alla grande, con la commissione bilancio, la quarta, no? E perché abbiamo dovuto appunto approvare il bilancio preventivo della regione, e quindi ha iniziato subito a fare questi incontri di commissione dove ci sono stati interventi, emendamenti, un po' di tutto. E volevo sapere da Valentina qual è stato il suo bilancio della commissione bilancio, come è andata questa esperienza. Sì, allora, appena insediati, come ha ben detto Silvana, ci siamo trovati subito alle prese col bilancio della precedente legislatura, e quindi materia nuova per noi. Da subito ci siamo messi giù a studiare, abbiamo avuto dei problemi per il recepimento degli atti, perché ci hanno consegnato gli atti 24 ore prima che andassero in discussione in commissione, quindi c'è stato, cioè, veramente una corsa contro il tempo. E il primo successo l'abbiamo ottenuto quando abbiamo cercato di, allora, loro hanno messo in discussione il bilancio, la legge finanziaria e una legge collegata che era di recepimento del decreto 174, che è la spending review montiana. E il primo successo è stato ottenuto, appunto abbiamo chiesto di spostare questa, l'analisi, il recepimento del 174, che era un articolato molto complesso e che andava a toccare diverse questioni economiche, ma anche di riorganizzazione degli enti, insomma andava a intaccare anche la struttura organizzativa di giunta, del consiglio, quindi era molto articolato. Nel breve tempo, nel breve lasso di tempo, era veramente impossibile esaminare nel dettaglio analiticamente tutto. Quindi abbiamo cercato di spostare questo analisi, questo collegato, dopo l'approvazione del bilancio, e ce l'abbiamo fatta, quindi quello è stato un primo successo. Dopodiché ci siamo messi subito al lavoro per gli emendamenti. Gli emendamenti al bilancio è diciamo, quello che accade solitamente nelle commissioni, che sono tavoli di approfondimento ovviamente delle proposte di legge piuttosto che appunto degli atti in esame, è che molte volte si trasformano invece in tavoli di trattative, dove chi è un do ut des, quindi invece di ragionare, di fare emendamenti comunque che vanno nell'ottica dell'interesse collettivo, gli interventi sono fatti diciamo in un'ottica di interessi personali, quindi ci siamo trovati a lottare contro, magari per non far passare alcuni emendamenti, e comunque la nostra funzione, essendo in minoranza, è sempre quello di limitare i danni. Questo vale un po' per tutte le proposte che sono in esame in commissione, perché è una cosa da dire, è che la calendarizzazione degli atti, benché noi depositiamo proposte, mozioni, interrogazioni eccetera, la calendarizzazione degli atti avviene a discrezione del presidente della commissione, pertanto noi ci ritroviamo ad esaminare sempre atti che provengono dalla giunta piuttosto che dalla maggioranza o da consiglieri di maggioranza, e quindi la nostra funzione qual è? Quella di limitare al più possibile i danni. Valentina, ti posso chiedere come sono state recepite le nostre proposte sia di limitazione degli stipendi dei consiglieri, sì, sia di istituzione di un fondo che poi potesse essere restituito in qualche modo tramite microcredito o altre cose ai cittadini? Allora, sin dall'inizio abbiamo presentato un emendamento che appunto prevedeva l'istituzione di un fondo e di un'apposita voce nel bilancio, un fondo che avesse poi utilità sociale, e nel quale il nostro emendamento era abbastanza diciamo libero, no? Lasciava intatta la libertà di ognuno, perché prevedeva che su base volontaria chiunque voleva poteva appunto destinare parte della propria indennità a questo fondo. Ebbene, ci hanno accusato di essere dei benefattori, che la beneficenza non si fa alla Pisana ma si fa altrove, e che non istituendo questo fondo si sarebbe venuta a creare una lista dei buoni e dei cattivi, cioè quelli che donavano sarebbero stati buoni, e quindi questo, i partiti o comunque coloro che non avrebbero destinato parte dell'indennità avrebbero pagato lo scotto dell'opinione pubblica, della negatività ovviamente dell'opinione pubblica. Quindi ci hanno accusato di essere dei benefattori. Noi comunque non ci siamo arresi, non ci arrendiamo, perché lo riproporremo, perché l'obiettivo è rendere l'istituzione, ridare l'istituzione alla sua funzione, che è il centro, il punto di riferimento dei cittadini. Il punto di riferimento dei cittadini non devono essere i partiti piuttosto che le forze politiche, ma deve essere l'istituzione, è l'istituzione che deve fare l'interesse dei cittadini. Quindi noi lo riproporremo finché non riusciamo a farlo approvare. Noi intanto abbiamo accantonato, continuiamo ad accantonare le somme in un conto
che ovviamente prevede, è previsto soltanto per somme in entrate, non in uscita, quindi siamo arrivati a circa 300.000 euro e quindi continuiamo ad accantonare. Una cosa importante è che nel collegato, quello che dicevo prima, che è stato la cui discussione è stata spostata dopo l'approvazione del bilancio, era prevista, la giunta già sapeva insomma della nostra intenzione di istituire questo fondo e aveva previsto in un articolo un comma che prevedeva non l'istituzione di un apposito fondo, ma prevedeva che chiunque volesse poteva destinare una parte della propria indennità alla regione, e quindi quelle somme andavano a coprire il disavanzo. Il nostro emendamento, diciamo, era un po' più formato, cioè il nostro era un po' più specifico, no? Prevedeva l'istituzione di un fondo, eccetera, la destinazione. Questo era un po' più generico. Cosa è successo? Che di fronte a questo articolo, a questo comma, in questo articolo ci siamo trovati ad un certo punto di fronte a due scelte, cioè loro si sono trovati di fronte a due scelte: approvare il nostro emendamento, che era appunto migliorativo, istitutivo di questo fondo, piuttosto che di approvare l'emendamento del centrodestra, che invece prevedeva la soppressione di questo comma in virtù delle opposizioni di cui ho detto prima. Ebbene, secondo me cosa ha fatto la maggioranza? Rivendicando la propria indipendenza rispetto alla giunta, perché lì in commissione argomentando ho detto, è anche arrivato dalla giunta, quindi io non dico ok, non volete approvare l'emendamento del Movimento 5 Stelle perché mediaticamente ve la dovete cavare, dovete dire che siete stati voi a istituire il fondo, non è un problema, l'importante è che si fa qualcosa che va nell'ottica dei cittadini, ma vi prego non non approvate l'emendamento di Storace, perché abolendo questo comma, cioè veramente dimostra la vostra non volontà appunto dell'interesse pubblico. Loro, rivendicando la propria autonomia, la maggioranza, rispetto alla giunta, hanno abrogato questa parte, per cui noi continueremo comunque a riproporlo, però era importante sottolineare questa cosa. E adesso, questa è la commissione bilancio, poi io sono anche membro della prima insieme a Gianluca Perilli, che affari costituzionali, statutari, che è vicepresidente, sta svolgendo un ottimo lavoro come vicepresidente, di sollecitazione al presidente che è un po' dormiente, quindi è ottimo anche questo. E abbiamo Silvana anche, che è membro di altre due commissioni. Di altre due commissioni, io sono membro della seconda, che è affari comunitari, solidarietà tra i popoli e diritti del consumatore, e dell'ottava, che contiene un po' tutto lo scibile dell'economia, quindi attività produttive, agricoltura, commercio, politiche del lavoro e formazione professionale. E queste sono le due commissioni. Noi finora non abbiamo ancora lavorato a nessuna proposta di legge, perché naturalmente, come ha detto Valentina, tutti gli input, la maggior parte degli input ci arrivano dalla giunta, cose già fatte, per cui qualsiasi progetto virtuoso o meno che sia viene prima accantonato e poi semmai, se c'è tempo, viene preso. Ci sono delle proposte di legge che riguardano le mie commissioni che sono già depositate, però ancora non se ne vede proprio la discussione lontanamente. Per esempio ce n'è una sull'agricoltura che prevede la dazione, diciamo, di terreni regionali a favore dei cittadini, soprattutto dei giovani che ne facciano richiesta per volerle poi coltivare. Ce n'è un'altra che regola, diciamo, la formazione professionale, ce n'è una che invece attiene più ai rapporti con la comunità europea. Insomma, c'è tutta una serie di proposte di legge, mano a mano che entreranno, saranno sdoganate, poi discusse, noi ci premureremo, come facciamo di solito, di metterle sui nostri strumenti informatici, quali il meetup del Lazio, il nostro sito lazio5stelle.it, affinché tutti i cittadini le vedano e ci segnalino se ci sono delle anomalie, se ci sono delle cose da migliorare, da integrare, eccetera. Questo è il nostro lavoro, è consistito più che altro in audizioni richieste da tutti i consiglieri, alcune anche da noi, di alcune parti che hanno, diciamo, parti sociali che possono avere dei problemi. Per esempio, audizioni legate al lavoro sono state quelle che sono state dedicate al mondo del cinema, a tutti i licenziamenti che ci sono stati nel cinema, e all'AGIS, che è l'Associazione Generale dello Spettacolo. Poi abbiamo dedicato delle audizioni alle associazioni di categoria, Confcommercio, Confagricoltura, eccetera. Abbiamo dedicato delle audizioni ai produttori di latte, alla Centrale del Latte di Roma, alla Coprovi, Consorzio Produttori Vini di Velletri,
questo consorzio. Silvana, vuoi dire brevemente l'incontro importante che hai seguito in giunta riguardo le novità sui fondi, sull'accesso ai fondi? Volentieri. Allora, ci sono alcune novità per quanto riguarda i fondi europei, non so se tutti ne sono al corrente. Ogni 5 anni viene allocata una determinata somma dall'Unione Europea che deve andare per dei progetti, seguendo delle linee guida che stabilisce l'Unione Europea. In genere sono linee guida molto sostenibili, che puntano all'ecologia, comunque al miglioramento della società. E dicevo, ogni 5 anni vengono accantonati, derogati questi fondi, che non sono altro che pagamenti che gli Stati membri effettuano, per cui non sono dei soldi che calano dall'alto dall'Unione Europea, sono dei soldi che poi vengono destinati ai progetti. E abbiamo avuto questo incontro dove la Regione ha spiegato come intende dare e convogliare l'informazione ai cittadini. Il succo di questo incontro è stato diffuso sui nostri strumenti e lo potete tranquillamente leggere lì, e noi comunque fungiamo sempre da controllori per tutto quello che sarà il ruolo della Regione in tutto questo, soprattutto quando ci sono dei fondi coinvolti.